Eccoci qua, parliamo di manga, torniamo a parlare di Junji Ito. Questa è una delle sue tante raccolte di storie brevi che sono un po' la sua specialità. In particolare la J-Pop ha fatto diversi di questi volumetti, questo si chiama Voci e altre storie, ma ce ne sono tante, ad esempio Brivido e altre storie, si chiamano un po' tutti così. Sono volumi piuttosto corposi di oltre 300 pagine. E questo contiene otto racconti che sono anche piuttosto lunghi, magari ce n'è tre molto brevi, uno in particolare è giusto qualche pagina, però gli altri sono abbastanza lunghi, quindi c'è tempo anche di sviluppare delle storie interessanti. Intanto vi faccio vedere anche qualcosa. E Junji Ito, per farsi un'idea, a chi non lo conosce, il suo corrispondente occidentale potrebbe essere Edgar Allan Poe. Quindi lui, chiaramente Poe scriveva, era uno scrittore, faceva dei brevi racconti. Lui, Junji Ito, invece è un fumettista che ha uno stile decisamente horror. Infatti fa questo bel bianco e nero e in particolare ci sono queste donne, queste ragazze spesso che hanno queste espressioni, un misto di angelico e diabolico, che sono un po' il suo marchio di fabbrica. E che dire, cioè, secondo me queste storie sono proprio horror, cioè fanno veramente paura. A me sono piaciute più quelle della prima parte, anche se quella che dà il titolo alla raccolta Voci è una delle ultime, quindi probabilmente è anche un po' questione di gusti. Sono storie scollegate tra loro, tranne le ultime, ma hanno veramente un collegamento piuttosto labile. E allora, le prime, quelle che mi sono piaciute di più, magari come filo conduttore, hanno un po' il fatto che il protagonista nasconde un po' un segreto. Questo segreto di solito è che ha ucciso qualcuno e poi rimane un po' ossessionata, ossessionato, ossessionata, perché i protagonisti possono essere anche femminili, da quello che successe, quindi si vede molto bene l'angoscia del personaggio. C'è anche piuttosto psicologico, cioè ha fatto secondo me un bel lavoro Junji Ito. A chi piace il genere horror e ama i manga, sicuramente è un autore che non delude. E poi di particolare in questo volume abbiamo che alla fine di ogni racconto c'è una breve paginetta dove lui racconta proprio brevemente magari cosa l'ha ispirato, un po' la storia del raccontino, e prima o dopo, a volte anche a fianco, e c'è un po' degli studi dei personaggi e un po' il soggetto della storia, che comunque è scritto in giapponese, però insomma è un extra carino. E poi in fondo c'è una breve postfazione di giusto una pagina. È una bella edizione, c'è una bella, cioè belle dimensioni, una bella sovracopertina che sotto poi mostra altro horror. Noi ne prenderemo altri di questo tipo di raccolta, vi faremo sapere insomma anche degli altri. Anche voi fateci sapere insomma nei commenti cosa ne pensate, o se anche voi avete ucciso qualcuno, insomma che sensazioni vi ha provocato, se vi piace Junji Ito. E niente, iscrivetevi al nostro canale Il Rifugio del Funghetto e continuate a seguirci.